Attualmente siamo poliziotti pagati da impiegati senza le garanzie della polizia. Non siamo tutelati proprio nelle mansioni quotidiane. Qualsiasi tipo di intervento facciamo ci porta a dei rischi e non abbiamo le dovute tutele. Scendono in piazza gli agenti di polizia locale da tutta Italia a Roma per lo sciopero nazionale, per rivendicare i loro diritti per la riforma di una categoria che conta 60.000 unità. Non è che chiediamo molto, chiediamo la nostra dignità di quello che facciamo tutti i giorni ed essere equiparati alle altre forze dell'ordine, soprattutto dal punto di vista previdenziale, perché i rischi sono gli stessi che corrono i nostri colleghi sulla strada. E svolgete anche funzioni di ordine pubblico? Certo, mascherate da viabilità, tipo lo stadio olimpico, per farne una cosa. Quello è mascherato da viabilità, oppure una grossa manifestazione, comunque seguiamo il corteo, lo scortiamo, lo indirizziamo, parliamo con i manifestanti, quello non può essere viabilità. Nelle città per tutta la giornata non sarà assicurato il regolare funzionamento dei servizi, ma quelli essenziali saranno garantiti. È una forza di polizia a tutti gli effetti, è pagata da un ente locale, però non è riconosciuta al pari delle altre forze di polizia. Tentiamo di combattere così, senza efficacia, perché chiunque interpelliamo promette e poi non mantiene. Però vogliamo la nostra dignità e riconosciute le nostre funzioni, perché noi siamo figli di un Dio minore.